possiamo avere entrambi i lati della situazione, perché abbiamo delle dominazioni piccole che comunque sono in grado di valorizzare la propria produzione e quindi sono assolutamente necessarie, altre che invece effettivamente hanno qualche difficoltà, per cui una riflessione su quante dominazioni abbiamo, su quelle che sono in grado di effettivamente svolgere il ruolo di un consorzio, quindi valorizzazione, protezione, eccetera, è da fare. Abbiamo di fronte delle sfide veramente importanti e impattanti che mettono un po' a repentaglio anche la viticoltura piemontese, cambiamenti climatici, malattie che non riusciamo a debellare, mercati sempre più difficili, per cui dobbiamo fare squadra per riuscire a fare sinergia, per riuscire a ottenere i risultati. Sì, a volte è un oppositore, però non dimentichiamo che comunque ci sono anche dei vantaggi, dalla promozione a tante altre cose che in questo momento ci danno, la semplificazione ad esempio delle esportazioni in tutti i paesi della Comunità Europea. Quindi dobbiamo riuscire a gestire il più possibile le scelte della Comunità Europea. Sulla comunicazione dobbiamo imparare molto e dobbiamo ancora riuscire a far sì che la nostra comunicazione sia efficace, anche perché non ci nascondiamo che con i nostri volumi e le risorse necessarie rischiamo di disperdere le comunicazioni perché non riescono ad avere un'incisività in grado di rimanere nel consumatore. Il futuro deve passare da riuscire a risolvere i problemi del vigneto che ci sono, cambiamento climatico, dobbiamo riuscire ad arrivare a una produzione sostenibile sia economicamente che dal punto di vista ambientale, e queste sono le sfide che abbiamo davanti.